petrolifere che mi hanno voluto punire perché ovviamente lo Shah era stato fra i fondatori dell'OPEC e Sì. portava avanti una politica di rialzo dei prezzi continua di cui aveva bisogno per continuare a finanziare i suoi progetti di sviluppo e nelle sue memorie e poi alla fine risposta alla storia dopo la sua caduta lo Shah scriverà, ricorderà Mattei e ricorderà a sostegno proprio di questa sua tesi, cioè lui stesso di essere stato rovesciato per un complotto delle compagnie petrolifere soprattutto occidentali e dirà: guardate Mattei che fine ha fatto. Questa morte brutale di Mattei, quindi diceva esplicitamente praticamente che Mattei era stato ucciso per aver osato sfidare le grandi compagnie petrolifere americane e britanniche, olandese Shell, anglo-britannica Shell.